Danza, castelli e valorizzazione del territorio. Sono questi gli ingredienti principali dell'evento artistico e culturale presentato questa mattina all'emiciclo e patrocinato dal Consiglio regionale dell'Abruzzo. Noi abbiamo inteso sostenere sin da subito questo progetto e abbiamo concesso il patrocinio a questa iniziativa. Noi crediamo che il nostro Abruzzo vada raccontato nelle mille sfaccettature che tra altre cose lo compongono. 10 castelli che sono un percorso all'interno dell'intera regione, vogliono fare un... oltre che arte e cultura, anche una promozione del territorio e del turismo. Noi crediamo che questa sia la direzione giusta per far scoprire in primis agli abruzzesi, ma poi a tutta la cittadinanza italiana, quelle che sono le meraviglie e le bellezze di questo territorio e quello che può offrire. Tra atmosfere medievali e splendidi costumi d'epoca, gli artisti della scuola di danza L'Arabesque presenteranno un vero e proprio viaggio tra i 10 castelli più belli dell'Abruzzo. In quel periodo in cui si svolge la manifestazione, chiaramente l'Abruzzo è pieno di turisti e quindi ha la possibilità anche ai turisti di vedere magari luoghi incantevoli di cui non si conosce la storia, anch'essa importante, che porta una tradizione millenaria, perché abbiamo dei castelli datati datati, e quindi cerchiamo di far rientrare tutto quello che abbiamo detto in questo percorso di portare l'Abruzzo fuori dalle mura della stessa regione. Sarà la scuola di danza aquilana a portare scena il prossimo 23 giugno, a ridotto del Teatro Comunale dell'Aquila, il primo spettacolo denominato Storie e danze dell'Abruzzo dei Castelli. Inizieremo con questo spettacolo dedicato appunto a 10 castelli d'Abruzzo presso il ridotto del Teatro Comunale, quindi il Teatro Antonellini, e poi cercheremo appunto di fare dei laboratori. Ci stiamo appunto mettendo d'accordo con le varie sedi e gli enti preposti per poter sviluppare e creare anche dei laboratori che coinvolgano le genti del territorio, perché mi piacerebbe proprio creare questa connessione tra la danza e la gente proprio del territorio nei castelli che comunque abbiamo preso in considerazione.